ragazzi, allora oggi voglio realizzare questo makeup tutorial per un trucco da ogni giorno, ma non sarà un makeup tutorial come tutti gli altri perché in questo video non ci sarà nessun taglio. Sono molto emozionata ed ho quasi paura, però non voglio assolutamente tagliare nulla in questo video in modo che possiate vedere tutto il procedimento. Vi farò vedere qual è appunto il mio makeup da ogni giorno senza togliere nessuna scena. Ok, allora iniziamo dal primer. Questo è il Hangover Good to Go, è anche un fattore di protezione 25 ed è la prima volta che lo utilizzo. È di Too Faced, mi è appena arrivato e devo farlo uscire, ok, dal packaging. Devo dire, lo sento molto idratante, il che mi piace, ma la cosa più figa è il fattore protezione 25, che come sappiamo è sempre utile non solo in estate, ricordiamocelo. Ok, devo guardarmi nello specchio per vedere se lo... Ok, sembro molto molto lucida in viso, spero che questo passi. Allora, poi passiamo al fondotinta, vado ad usare il mio nuovo Naked, Stay Naked. E come colorazione dovremmo esserci, ragazzi, con la Beauty Blender vado ad applicarlo. Non conosco questo fondotinta, quindi non ho la minima idea della coprenza che può avere. Sicuramente risulta molto molto lucido a causa del primer che abbiamo messo. Non ho ben capito se questo primer è fatto solo per le pelli secche o cosa, perché la mia in questo momento è stralucida e non che sia una cosa che mi piace, ma bisogna vedere poi com'è appunto dopo che abbiamo applicato la cipria. Per il momento non mi sconfifferà tantissimo. Vediamo. Allora, il colore del fondotinta mi sembra abbastanza giusto, non è super 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 coprente, ma tutto sommato il colore non mi sembra male. Vediamo, lo metto sempre un po' anche sulle labbra. Spero vi piaccia questa idea di fare un makeup tutorial senza tagli, perché mi rendo conto che a volte, seguendo i makeup tutorial di altre ragazze su YouTube, vorrei vedere come li fanno questi trucchi senza i tagli, perché a volte può essere utile, quindi spero che sia un'idea carina, un'idea che vi piace. Allora, e poi approfitto anche per farvi vedere il makeup che faccio ogni giorno, perché ricevo sempre un sacco di richieste sul mio makeup da tutti i giorni, che in realtà appunto è molto molto semplice e anche parecchio veloce in realtà, quindi niente di difficile assolutamente. Ok, allora, questo fondotinta di Urban Decay ha una coprenza media, che in questo momento è a malapena sufficiente per tutte le imperfezioni che ho purtroppo, ma non è niente niente male. Direi, niente male, anche se qualche brufolino non me lo copre, ma passiamo al correttore e vado ad usare il Boeing di Benefit, questo è il numero 1, è abbastanza chiaro, vediamo com'è. Andiamo a stenderlo prima sulle occhiaie e lo metto direttamente con le dita. In molte mi dite che applicate un correttore più sul giallino come colorazione sulle occhiaie, io invece mi trovo sempre bene con un correttore un pochino più aranciato, vi dico la verità, forse perché le mie occhiaie come colore tendono un po' di più al blu e quindi ho bisogno di un correttore aranciato che vada a coprirmele. Ok, niente male direi, cerchiamo di coprire anche questi brufoletti con il correttore se ce la facciamo. Purtroppo è un periodo in cui i brufoletti sono tornati alla carica, ma spero sia un po' il cambio di stagione, un po' tutte le creme solari che ho utilizzato nell'ultimo periodo. Poi passiamo alla cipria, quella che usiamo stavolta è di Dior e si chiama Dior Skin Mineral Nude Matte ed è appunto molto chiara e completamente opaca. Allora, prima con la Beauty Blender la stendo soltanto sul contorno occhi, mi trovo sempre sempre molto bene a fare così. Così vado a bloccare il trucco sul contorno occhi per bene. E stessa cosa faccio anche sulla palpebra fino al sopracciglio. Ok, e poi sempre la stessa cipria vado a stenderla con il pennello, un qualsiasi pennello ampio per il viso, su tutto, tutto appunto il viso.
Ok, non mi sembra niente, niente male questa cipria. Molto opacizzante e ne basta poca, quindi ne sto mettendo praticamente già troppa. Ok, adesso, allora, ho già tutto pronto, mi sono portata avanti ragazzi, blush. Questo è di, è di Wycon e si chiama Wild Cheeks, è il numero 02, blush cotto. E lo applicheremo con questo pennello. In realtà sono due colori, ma faccio un po' un mix di entrambi e vediamo com'è. Sì, è abbastanza pigmentato, quindi dobbiamo metterne un pochino e poi lo sfumiamo. Ok, direi che ci siamo. Cerco sempre di stare attenta ai blush perché non so mai se sono un pochino troppo forti per me. Ok, adesso, allora, terra, vado ad usare questa di Dior, che in realtà è della scorsa collezione della Dior Backstage, e vado ad usare questo colore qui, che è un pochino più chiaro rispetto all'altro, ma anche un pochino più freddo come colorazione, quindi direi che dovrebbe essere un pochino meglio per il contouring, per la mia carnagione, in caso andiamo a stendere poi quello un pochino più scuro se vediamo che è troppo chiaro. Ok, sto pucciando un pochino anche nell'altro colore in realtà, perché lo vedo forse un pochino troppo chiaro e devo stare però comunque attenta a non ottenere il risultato di quando siamo andati nel negozio MAC, perché lì ho esagerato giusto un pelino con il contouring, quindi devo stare molto molto attenta a non avere quell'effetto lì. Ne metto un pochino anche ai lati del naso e sotto il naso, anche se ho un sacco di pellicine in questo momento sotto il naso, ma ne metto un pochino anche sotto il naso per rialzarlo, e poi anche sotto al mento e un pochino sul collo. Ok, adesso passiamo ad uno dei miei step preferiti ultimamente, ragazzi, perché sto riapplicando l'illuminante, come ben sapete. Oggi vado ad usare la palettina di Too Faced e dei tre colori vado a scegliere Dress to Chill, che è questo bellissimo appunto illuminante perlato color carne, e come sempre lo dilace max se lo sentite, e lo stendo come sempre sopra gli zigomi, quindi appena sotto il contorno occhi praticamente, e poi sopra le, cioè sotto il sopracciglio, quindi sopra la palpebra. Molto brillantinato in realtà, ma ha un effetto comunque naturale. Mi piace questo illuminante ed è la prima volta che lo provo in realtà, perché mi è appena arrivata questa palettina, non è niente male. E Max sta impazzendo letteralmente per entrare, io sono sicura che sia Max. E poi lo stendo, in realtà sono stata con lui fino a 5 secondi fa a coccolarlo, quindi cioè, i miei gatti sono proprio delle drama queen. Ok, come sempre, assolutamente, anche sull'arco di Cupido, abbondiamo perché l'illuminante qui mi fa impazzire e mi piace un sacco. Ok, ok, ok. Adesso direi che possiamo passare alle sopracciglia. Come sapete è da un po' che non applico ombretti e voglio un trucco un pochino più naturale ma comunque elaborato, e quindi vado direttamente alle sopracciglia. Questa è la nuova matita di Fenty Beauty che mi è appena arrivata, la Brow MVP. Non so dirvi la colorazione, oh sì, è medium blonde. E vado a, in realtà credo sia un pelino troppo chiara per me questa, per i miei gusti, non tanto per il mio colore di capelli, ma più che altro per il colore che sono abituata in realtà a fare. E io penso, ragazzi, che noi avremo, dato Max che cerca di entrare nel mio studio per tutto il resto del video, e mi scuso ragazzi, ma lui è una cosa incredibile, cioè non appena mi sente, cioè
che mi chiudo nel mio studio e parlo da sola, lui vuole entrare, perché logicamente non gli è sinceramente chiaro come mai io mi rinchiudo qui dentro e parli da sola. Vabbè, lo capisco, evidentemente non è ancora abituato, non ci è ancora abituato come gatto, ma com'è il gatto Denver e gatta Stellina. Ok, come potete vedere, questa matita non è in realtà scura come quelle che io uso di solito, ma non è niente male in realtà. Forse è un effetto ancora più naturale rispetto a quelle che uso di solito. Io con la Benefit uso la tonalità 2 o addirittura la tonalità 3, e stessa cosa con Diego Della Palma. Con Diego Della Palma ho la matita numero 101, che è abbastanza scuretta, quindi la medium blonde potrebbe essere un pochino troppo chiara per me, però appunto, ripeto, ha un effetto bello naturale secondo me, che per un trucco senza ombretti e poco elaborato alla fine non è niente male. Vado a riempire tutti i buchini ed allungo un po' il mio sopracciglio da entrambi i lati. Ok, ci siamo. Le sopracciglia sono sempre difficilissime da fare perché le mie non sono per niente simili. La destra e la sinistra sono completamente diverse, ragazzi. Comunque, della matita per sopracciglia Fenty Beauty mi piace tantissimo il pettinino, che è completamente diverso rispetto a quelli che ho visto fino ad ora in tutte le matite sopracciglia. E notare le mie goccioline sul labbro superiore. Ma queste luci, ragazzi, le luci che ho quando filmo sono super super calde e quindi è normale che io sudi. Ok, abbiamo sfumato un pochino la terra in questo momento. Adesso non mi resta che applicare il mascara e vado ad usare il Better Than Sex, però questo è in edizione limitata con tutti questi frutti carinissimi sul packaging. Amo il Better Than Sex, probabilmente è il mio mascara preferito di sempre, e adoro che Too Faced faccia sempre dei packaging particolari per questo mascara. In realtà mi è arrivato anche il Damn Girl, se non sbaglio si chiama, quindi il nuovissimo mascara di Too Faced che useremo nella prossima full face e sono molto curiosa di provare, ma in realtà dubito che possa battere come performance il Better Than Sex, che ragazzi per me, cioè, è unico ed imbattibile. Ripeto, l'unico che può essergli veramente vicino come appunto rating secondo me è il Bad Girl Bang di Benefit. Sono i due mascara che utilizzo più volentieri e li adoro, adoro. Forse il Better Than Sex un pochino aiuto. Aiuto, abbiamo sbavato, ragazzi. Ok, risolto. Forse il Better Than Sex un pochino più come volume, mentre il Bad Girl Bang di Benefit è un pochino meglio come lunghezza, quindi allunga un pochino di più le ciglia. Dipende quello che desiderate, quello che volete da un mascara, ma io mi trovo benissimo con entrambi e questo aiuto. Stiamo sbavando tutto l'ansia di non avere l'editing, quindi di mandare su un video senza montaggio mi sta facendo veramente andare forse un po' nel panico. Però sì, questi sono assolutamente i miei due mascara preferiti di sempre, quelli che uso nella mia quotidianità. Infatti credo di aver usato tipo almeno 10 se non più di Better Than Sex e non lo so, lo sentite Max? Incredibile! E tipo altri 10 di Bad Girl Bang di Benefit. Penso di dovergli aprire la porta, ragazzi, quindi perdonatemi se un se un taglio lo farò questo video, ma mi sta, cioè, poverino, mi dispiace troppo, ma gli devo aprire la porta. Ok, ci siamo, ragazzi, ok. E adesso che abbiamo finito anche con il mascara, possiamo andare ad applicare il rossetto. Questo è di Jeffree Star ed è il, ma lo vedete? Ed è il Mannequin, è un colore che non ho ancora provato in realtà, quindi sono molto curiosa. È un nude neutro, non è né rosato né troppo mi sento osservata, né troppo giallo. In realtà è, devo dirvi la verità, sto testando
i prodotti Jeffree Star nell'ultimo periodo, dopo averli provati in video con voi ragazzi, i rossetti sono spettacolari, hanno una formulazione che personalmente non avevo mai visto, cioè sono, hanno delle colorazioni pazzesche, sono super confortevoli sulle labbra perché non sono troppo secchi, non danno fastidio, si asciugano velocissimamente e durano tantissimo e si possono riapplicare durante la giornata, quindi sono seriamente, mi hanno stupito particolarmente questi rossetti. E poi adesso direi che abbiamo praticamente finito, se non fosse che abbiamo sbavato un pochino con il mascara qui, ma andiamo a recuperare la situation ragazzi, andiamo a recuperare la situation assolutamente. Ok, e adesso direi che non ci resta che fissare ovviamente il nostro trucco e stavolta vado ad usare il Hangover 3 in 1 di Too Faced, ma questo è infused with watermelon extract, quindi è all'anguria, praticamente all'estratto di anguria, e non l'avevo mai provato questo, quindi è la prima volta e mi aspetto sinceramente di avere un profumo di anguria, vediamo se è così. Oh mio Dio ragazzi, oh mio Dio, sa veramente di anguria, un po' di melone, un po' di anguria ed è pazzesco, dovete assolutamente provarlo, non so se fosse un'edizione limitata dell'estate oppure no, perché mi è arrivato già un po' di tempo fa, ma è pazzesco, il profumo che ha è pazzesco, sa proprio di estate, è fresco e ha... ah, non lo so, mi mette in buon umore, quindi questo è tutto per il video di oggi ragazzi, vediamo, sì, direi che è completo, anche se le sopracciglia avrei preferito farle un pochino più scure, ma con questa matita non è possibile, però tutto sommato vedete che la tinta labbra, il rossetto opaco Jeffree Star si è già asciugato, infatti è pazzesco, veramente, quindi questo è tutto, mia family, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia piaciuta questa idea di fare un make-up tutorial senza tagli, in modo che possiate vedere esattamente tutti i passaggi che faccio, tutto quanto, in tempo reale, fatemi sapere tutto nei commenti, mi raccomando, e ricordatevi che li leggo sempre tutti, anche se non riesco a rispondere a tutti perché siete in tantissimissimissimissimi, ma li leggo sempre tutti e li apprezzo tutti quanti, ogni commento, ogni messaggio che mi scrivete, ogni messaggio privato, apprezzo tutto e non do niente per scontato, ricordatelo sempre, niente. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo, so che questo video lo vedrete giovedì, quindi noi ci vediamo venerdì con un nuovo video, ci vediamo domani, bacio, ciao!